Ciao a tutti ragazzi, sono Joker e benvenuti in questo quarto episodio del Road to Municipio livello 8 al massimo. Oggi vi volevo portare la sfida settimanale, però ho pensato che era già un po' che non mi facevo il villaggio, ho fatto parecchi progressi e vi porterò comunque la sfida o domani un attimo, perché tra l'altro non avevo una roba a casa, volevo fare una sfida leggermente diversa, un pochino più figa, però devo comprare una cosina e quindi niente, non avevo in casa, ho detto portiamoli il road to municipio livello 8 e vi faccio vedere un attimo i progressi che ho fatto. Allora, qui c'è una bellissima caserma livello 9 in miglioramento che sta andando al 10, così possiamo finalmente sbloccarci i nostri pecca, che male non fanno, no per niente. Poi abbiamo messo a ricercare i nostri maghetti al 5, perché guardate, cioè ragazzi, 125 più 45, cioè veramente sono quelli che si potenziano più degli altri, l'ho preferito rispetto ai giganti proprio per questo motivo, proprio perché acquistano un sacco di danno in più. Prossima truppa saranno sicuramente i giganti oppure le mongolfiere, adesso vediamo un attimo, forse penserò più ai giganti. Poi cos'altro, ho migliorato finalmente anche l'ultima torretta dell'arciere in pari con gli altri, praticamente il mio villaggio è tutto in pari. Oggi andremo a migliorare l'ultima difesa che resta da migliorare o da portare in pari, diciamo, ovvero la nostra bellissima Tesla. Ma vediamo cos'altro è in costruzione. Allora, in costruzione abbiamo anche questa bellissima caserma nera, che praticamente l'avevo migliorata al 3, ho sbloccato le valchirie senza neanche aspettare un secondo, subito al 4, così ci sblocchiamo i bellissimi golem. Potentissima ragazzi, ma mi sembra che questa fotocamera non sia tanto... Più o meno, ci siamo. I bellissimi e potentissimi golem. Intanto ho una testa ambigua, molto ambigua. Stronzate a parte, poi ho anche a migliorare una difesa, l'ultima difesa aerea che restava da andare in pari, quindi direi di andare a fare un attacchino insieme con, come sempre, archi barbari e il nostro bellissimo ribarbaro, che voi eravate rimasti quando era in miglioramento, ma eccolo qui, il nostro bellissimo ribarbaro al 5, potentissimo. Quindi ragazzi, andiamo, cerchiamo l'attacco e ci rivediamo dopo. Ecco ragazzi, allora, anche se gli estrattori qui sono dentro, direi che se non l'attacco sono abbastanza un coglione, perché ha buone risorse, quindi proviamo un attimo ad attaccare e vediamo cosa succede. Forse non era il lato migliore questo, direi proprio di no, ma pazienza. Secondo voi io faccio le scelte giuste in live, ma quando mai? Allora, cerco di concentrarmi un attimo sull'attacco e poi vi do un attimo due dritte che mi sono venute in mente ora da dirvi su questo. Aspettate, allora vediamo un attimo. Qui gli archi, io andrei a due barbari a prendere colpi e così ci buttiamo dietro anche gli archi. E abbiamo già preso abbastanza risorse, un pochino dai, non male. Oh, qui c'è una Tesla messa molto bene. Poi abbiamo ancora il nostro bellissimo Revolver 5, ragazzi, con la furia, non ve lo scordate, eh. Don't sottovalutare, never, the Revolver. Allora, questo metto qui e questo metto qui. Vediamo un po' cosa ci resta da prendere. Qui le stazioni praticamente sono presi. E direi di entrare a questo punto da qui, con tutti i nostri bellissimi barbari. Poi mandiamo anche il nostro re barbaro, archi dietro. Appena prenderanno di mira il nostro re barbaro lo infuriremo. Sì, perché vai infuria, almeno ci... No, è andato di qua, dove andare con i miei barbarozzi? Cazzo, re barbaro, ma sta di fuori come terazzi. Vabbè, pazienza, dai, tanto abbiamo praticamente preso un botto di risorse, forse prendiamo anche questo estrattore di Lisir. Perché no? Vi volevo dire di sfruttare al meglio, ragazzi, sfruttate al meglio questa possibilità di usare le gemme che hanno messo appunto questi fino al 7 di gennaio, miglioramenti con una gemma. Praticamente io vi consiglio proprio di gemmare trivelle, estrattori e miniere tutto, perché intanto abbiamo riempito il nostro deposito di oro. E quando dovete gemmare in qualsiasi momento, no? Però mi raccomando, se voi avete lo scudo prima di andare a letto, interrompetelo e dopodiché, cioè, fate un attacco prima di andare a letto, fate un attacco, così che quando vi svegliate la mattina nessuno vi aveva attaccato e nessuno vi aveva toccato, quindi le risorse che sono negli estrattori e nelle miniere. Tanto qui potremmo anche terminare, vabbè, aspettiamo. Nessuno vi avrà rubato le risorse che sono negli estrattori e nelle miniere.
perché io l'ho capito dopo, cioè dopo una volta ho detto cazzo, ma sì, attacco così tutta la sera, mi metto da parte e praticamente in poche parole vado a svuotare gli estrattori dopo la nottata, che sono all'11, anche le miniere, mi raccolgo 55.000 per ognuno. Fate un po' conti se quanti sono in totale, tanto qui un bottino degno di nota veramente, 205.000 di elisir, 261.000 d'oro e 152 di nero, che male non fa. Allora, andiamo a, vedete, io ho gemmato tutto, nero, oro, trivelle, tutto quello che c'era da gemmare. Inoltre, se avete tempo e avete bisogno di risorse, intanto miglioriamo anche una fila di muri. Dai, questa sì. Facciamole piano piano tutte al 6, senza fare come ho fatto qui che l'ho fatti all'8, facendo seleziona riga. Vabbè, facciamo così. E poi, intanto qui quanto ci vuole per la Tesla? Per la Tesla ci vuole 1.250.000, quindi direi che potrei migliorare anche questa fila qui, perché no? Così più mura al 6 ci abbiamo e meglio è. Dai, facciamo anche questa e facciamo anche questo, migliora. Direi che può bastare, ci teniamo un pochino d'oro per non restare a zero, dai. Miglioriamo questa, 1.250.000, così ci resta un altro milioncino d'oro e facciamo altri 600.000, dopo ci mettiamo a fare anche l'altro mottaio. Direi che è l'opzione migliore, quindi migliora, 3 giorni e via, altri 3 giorni, quindi anche l'ultima Tesla è messa a migliorare, sta andando in pari con le altre. Vi dicevo, se ci avete un pochino di tempo, io l'ho fatto due volte perché ci vuole appunto tempo, le gemme le usate nelle caserme, gemmate le caserme e attaccate con archi e barbari, vi mettete lì, fate un attacco, quando rientrate dall'attacco avete già le truppe pronte, al massimo aspettate 30 secondi, io ragazzi in due ore che è, ho fatto, che avevo le gemmate, ho fatto più di tipo 2 milioni, ho fatto 2 milioni di risorse, 1.500.000, quindi veramente una figata che vi può servire per fare risorse velocemente se ne avete bisogno. Comunque questo era un piccolo consiglio, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, adesso voglio registrare Minecraft, poi voglio registrare appunto la sfida che vi ho detto, andrò a comprare quello che mi serve, ma no, non vi immaginate nulla di che, è una banalità. Vi chiedo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, io vi saluto, da Giaffre è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi!